Finale 2 anche per questa KF3, che ha già visto assegnare il titolo a Max Verstappen, che ha anche vinto la finale 1. Arrivano sul rettilineo di partenza, arrivo questa volta a un'andatura davvero ridotta, proprio Max Verstappen che comanda la fila di destra e Niklas Nielsen che comanda quella di sinistra, qualche bussata alle loro spalle, velocità di 50 km orari spaccati, Verstappen parte al meglio, si trascina dietro Silvestre, Niklas Nielsen riesce a metterci una pezza, a mettersi in quarta posizione ed è seguito da Esteban Ocon, se non ho visto male. Verstappen chiude la porta, Nicolai Silvestre in terza posizione, se non sbaglio c'è Graham, cerchiamo la sorella che la cosa dove era prima, che è lì che prega perché sta pensando a Gabriel in realtà, proprio lui. Se me sta pensando a Gabriel Tonarelli dalla relazione di T-Kart. Intanto Silvestre all'interno di Max Verstappen che cerca di intrecciare la traiettoria ma nulla da fare, quindi il Tony Kart della Baby Race in testa, poi il CRG di Max Verstappen e lo Zanardi di Matthew Graham e poi un altro Tony Kart, quello di Niklas Nielsen in quarta posizione, a seguire Esteban Ocon. Vediamo cosa succede là davanti, dove Nicolai Silvestre ha deciso di affrontare, di lanciare l'affronto a Max Verstappen che si riporta in prima posizione. Quanta gomma che c'è giù lì in quella curva, si vede fin da qui il segno evidentissimo nero sull'asfalto. Max Verstappen, diciamo, lo dicevamo, si riporta in prima posizione, facilita anche l'ingresso all'interno di Matthew Graham che ora deve subire di nuovo il sorpasso da Nicolai Silvestre. Di tutto questo si avvantaggiano due pilotini, uno si chiama Max Verstappen, ha preso qualche metro di vantaggio sugli inseguitori, e l'altro è Niklas Nielsen che era leggermente staccato e adesso è rientrato praticamente sul secondo e sul terzo in modo particolare, ovvero quel Matthew Graham che è appena stato superato da Nicolai Silvestre. Vedremo se Silvestre, con il musetto tutto schiacciato evidentemente per qualche contatto ad inizio gara, riuscirà a rientrare su Verstappen, e sembra di sì perché il quartetto è abbastanza compatto nonostante tutto. Chi stupisce forse un filino è Kasai Takahashi, che ha appena passato Esteban Ocon e gli dice: vieni dai, seguimi, andiamo a prendere quelli lì là davanti, non diamoci troppa battaglia per non perdere tempo. Questo in 17-18 parole il significato di quel gesto fatto con la manina sinistra da Kasai Takahashi nei confronti di Esteban Ocon. A seguire O'Keefe, uno dei pretendenti al titolo inizio campionato, poi ha marcato visita in occasione di un appuntamento, se non ricordo male, e adesso sembra essere fuori dalle posizioni di vertice della classifica, o meglio sicuramente fuori dalla lotta per il titolo visto che se l'è aggiudicato Max Verstappen, però forse per un posto a soli là sul podio della WSK Euro Series non fa schifo assolutamente, è roba da mettere nel curriculum per poi farsi vedere dai vari osservatori che frequentano questo paddock. Su tutti direi Luca Baldisseri, che abbiamo visto in giro in pista, segue il suo pupillo che corre in questa categoria, Lance Stroll, che ha avuto un weekend tribolato. Il ragazzino va forte, non c'è dubbio, però evidentemente qualche problemino l'ho avuto. Salutiamo invece Alessio Piccini, che non ha corso, non corre quest'ultima manche, almeno sto scorrendo i nomi prima di commettere, esattamente non corre quest'ultima manche così come Olsen. Intanto Silvestre all'interno per la felicità di Sandro Lorandi, patron di Baby Race, passa in testa alla gara, ma non siamo neanche a metà di questa finalissima, di conseguenza tutto può succedere anche che
Verstappen su Big Sky, il sorpasso da Niklas Nielsen che poi viene sospinto anche da Matthew Graham, e quindi Verstappen nell'arco di poche curve, direi di 4-5 curve, si ritrova da primo a quarto e ben staccato da Silvest che va in fuga. Intanto Verstappen non vuole perdere tempo, si libera di Matthew Graham e gli dice sempre con quel famoso gesto: andiamo a prenderlo prima che ci scappi via per sempre. Vedremo se i due troveranno un accordo o riusciranno prima di tutto ad andare a prendere Niklas Nielsen, che ormai ha preso 3-4 go-kart di vantaggio, e poi magari anche Nicolai Silvest lì in fronte a tutti. Mentre litigano dalla seconda alla terza, alla quarta posizione, arrivano anche gli inseguitori, una schiera di FA kart ho visto, capitanati da Esteban Ocon, che subito si è sbarazzato di Matthew Graham e si è portato in quarta posizione. Ocon, un osso duro, lo sappiamo, velocissimo fin dalle sue primissime apparizioni nelle categorie internazionali qui nella WSK. Vediamo che non ha perso lo smalto iniziale. Poi riconosciamo appunto Palou e Takashi, oltre che O'Keefe. Tutti questi direi che si stanno andando a mangiucchiare il povero Graham, che perde posizioni su posizioni. Davanti nulla di nuovo, se non il fatto che forse Verstappen sta cercando di rientrare su Niklas Nielsen. Ma chi è in formissima è Nicolai Silvest, che fa segnare anche il miglior giro, 1-2-261, il miglior giro della gara proprio in questo istante. Quindi sarà dura, no, durissima per gli altri rientrare, a meno che non ci sia un calo, perché nell'ultimo giro, solo nell'ultimo giro, il buon Nicolai Silvest ha rifilato 4 decimi agli inseguitori. Quando parliamo di inseguitori, parliamo di Niklas Nielsen, scusate, Max Verstappen e a questo punto anche Esteban Ocon. Ingemann intanto fa segnare il giro veloce della gara. Forse Ingemann ha preservato le gomme, Ronny, nella manche precedente non lo so, nella finale precedente non lo so. Comunque sta di fatto che il pilotino sta facendo segnare, ha fatto segnare il miglior giro con un minuto due secco, praticamente due secondi secchi. Ma è nelle super retrovie, quindi nulla da fare per lui nonostante gli ottimi tempi sul giro. Incessante il ritmo di Nicolai Silvest, che fa segnare il miglior crono anche nel secondo settore, mentre Ocon passa Max Verstappen, alle sue spalle c'è anche Palou che probabilmente tenterà l'attacco da qui a breve. Quindi terza posizione per Esteban Ocon, quarta posizione per Max Verstappen e poi Palou in quinta. Attenzione a Palou che si francobolla sul paraurti di Verstappen. Nicolai Silvest in fuga contro tutto e contro tutti, con tempi irraggiungibili per il piacere della Baby Race, dicevamo, struttura che è impegnata davvero nel profondo nelle categorie internazionali, con una logistica nonché delle risorse umane impressionanti per il livello
e la categoria, sappiamo che sanno quelli della Baby Race mettere professionalità. Già nelle categorie, la professionalità delle grandi case quasi già nelle categorie inferiori, quindi la Mini piuttosto che la KF3, e i risultati, come vedete, sono sotto i nostri occhi e si vedono ampiamente. Tant'è che ormai il distacco è salito a 2 secondi e 3, ma probabilmente lo sarà ancora superiore, e il miglior giro è ritornato ad essere appunto di Silvest, con 1 minuto 1 secondo 956, quindi l'unico a riuscire ad andare sotto il muro del minuto e 2 secondi, dei 62 secondi al giro, è proprio Nicolai Silvest, che se ne frega dell'usura delle gomme e continua a macinare ancora 1 minuto 1 secondo 857 millesimi. Gli altri girano in 1 minuto 2 secondi e 3, quindi almeno mezzo secondo più lenti, almeno mezzo secondo più lenti, se non 4 decimi. Ocon in terza posizione, Ocon che si prevede possa arrivare, adesso che manca un giro e mezzo alla fine, nella schiena di Niklas Nielsen e possa rovinargli la festa in qualche maniera, non che gli possa togliere il posto sul podio, però il secondo gradino, la piazza d'onore, quella sì, assolutamente. Undicesimo giro dei 12 in programma, quasi concluso. Pronto già il cartello di ultimo giro da percorrere, con Nicolai Silvest che non si deconcentra neanche un po', poi Niklas Nielsen, Esteban Ocon, e la gara è tutta là, signori, è tutta là, sul duo che si gioca la seconda posizione sul podio, con Ocon adesso ancora troppo distante per tentare l'attacco su Niklas Nielsen. Non esce affatto male Ocon con l'FA Kart, si avvicina, ormai è nella coda di Niklas Nielsen, che dovrà chiudere la porta, dovrà andare di protezione in questa staccata, ma neanche tanto, sì, però quanto basta per tenersi appunto lontano, comunque per non farsi arrivare di fianco Esteban Ocon, che non ci prova neanche in questa staccata. Allora a questo punto, a meno che non esca davvero meglio dalle ultime curve, ma sembra che stia impostando un filino peggio le ultime tornate, io direi che vince Nicolai Silvest, seconda posizione per Niklas Nielsen, che esulta, e poi Esteban Ocon, e ancora Palou, Verstappen, Takashi Omen, Boccolacci, O'Keefe e Matthew Graham, con il titolo, lo ripetiamo, che va nelle tasche del figlio d'arte, figlio di quello Jos Verstappen, pilota di Formula 1, Max Verstappen.